Allora, stavamo parlando con il mister e con i tuoi compagni di questa vittoria che è servita poco per quel che concerne la classifica, ovvero il vostro obiettivo che era quello dei playoff, di giocarvelo fino alla fine, però comunque va a suggellare una stagione importante per questo Foggia. Ah, sicuramente volevamo tentare fino alla fine, magari speravamo in qualche risultato positivo da Perugia, però non è arrivato. Abbiamo dimostrato di essere professionisti fino alla fine, soprattutto qui in casa era l'ultima partita di quest'anno e quindi volevamo fare una grande partita e concludere, se dovevamo concludere, o con una vittoria. È stata una bella gara nel complesso, due squadre che si sono affrontate a viso aperto con la testa sgombra, lo possiamo dire, è venuta fuori una bella gara con tante occasioni, ai punti forse il Foggia meritava qualcosa ed è riuscito a portare a casa questo risultato. Si riparte la prossima stagione da quello che è stato fatto di buono nel girone di ritorno? Ma sicuramente la partita è stata combattuta dall'inizio da parte di tutte e due le squadre, volevamo entrambi fare bella figura, sapevamo che da parte dei nostri tifosi ma anche da loro era sentita questa partita, quindi volevamo fare un'ottima partita. Primo tempo magari dovevamo essere un po' più cattivi sotto porta e potevamo portare sul finire del primo tempo con un 2-3-0 e concludere il primo tempo con un largo vantaggio, però alla fine diciamo che è andata bene così, abbiamo rischiato qualcosina su qualche ripartenza, però nulla di particolare. Logico, adesso abbiamo concluso, stiamo per concludere un'annata che nel girone di ritorno ci ha visto protagonisti su tutti i punti di vista, soprattutto anche sul fatto del gioco e tutto quanto, ci sono le basi per far bene, quindi vedremo l'anno prossimo quello che succederà. Angelo, una domanda al volo per Rubin prima di chiudere. Sì, no, proprio su quest'ultimo passaggio che faceva Rubin, stagione finita in crescendo e allora Foggia che l'anno prossimo si candida quantomeno all'obiettivo playoff, Rubin. Ma sicuramente cercheremo di disputare un grande campionato anche l'anno prossimo. Sappiamo benissimo che l'anno prossimo sarà ancora più dura perché retrocederanno squadre importanti e ci saranno anche altre squadre che vorranno provare a vincere il campionato. Noi abbiamo dimostrato che siamo una grande squadra e giochiamo un grande calcio. Non basta, però ci proveremo di più l'anno prossimo. Bene, ringraziamo anche Rubin.